ricordare le persone che qua sono passate, che hanno lasciato un ricordo, che hanno lasciato una tradizione, che ci hanno insegnato qualcosa, e era giusto che tutti ci mettessimo un pochettino di noi ancora per ricordarli. Ricordiamo Gildo, il nostro Gildo, che della sparata era il nostro filosofo e ci ha insegnato tanto a tutti, e la nonna Marisa, che comunque è stato un pezzo fondamentale con le torte di riso, lo stand, Bajeco, Ciantella de fa casi, che passa a Purtishu, le sue battute indimenticabili. E poi Papa Giulio, che è l'ultimo che è mancato, Robby Faenza, mio amico che ci ha aiutato negli ultimi 10 anni, presenza anche lui assidua qua, e Simone, troppo giovane per essere andato via presto. State le nostre, diciamo, i nostri crucci. E poi ci sono Tonino, il nostro mitico Tonino, che è tanto anche lui che ci manca, la nostra presenza, il sacchetto nello stand, era giusto. Il dottor De Gianco era il nostro simpaticissimo Tonino. E poi vabbè, due sono invece i ragazzi che hanno fortunatamente che hanno preso i patentini e che camaleranno questi cannoni che pesano, giusto per fare un po' di palestra, la famosa Brigata Chieti 2015, e poi Giacomo ed Emanuele, i figli di Stefano. Grazie a papà Stefano, speriamo che proseguano nella tradizione di Liceto, sempre tranquilla, di fare la nostra sparata nel bosco, speriamo di essere qua sempre. Questo casetto ha la sua storia, il nostro, diciamo, la nostra casa, la consideriamo più di un pezzo di tutti noi, ecco, è un po' la nostra casa, dal 1896. Speriamo di, per altri 100 anni di essere qua e che le case che faranno qua in giro ci lasciano la possibilità di continuare. Bene, questo era quanto, e direi che possiamo passare la parola. Ho usato mezzi del posto. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Ecco, questa benedizione prendetela proprio come la carezza di Dio. Due piccole cose, ho sentito parlare di amici, di persone che ora sono lassù in questo grande cielo, che ci guardano, che ci sono vicini. E allora la prima cosa che mi sento di dire è proprio questa, che questa benedizione sia sempre l'augurio che voi possiate sempre costruire legami profondi, di amicizia vera. È quello che conta nella vita, avere delle persone accanto, sincere, vere, sulle quali contare. Io davvero vorrei che i quartieri diventassero sempre di più un punto di amicizia forte, dove si lavora insieme, dove si prepara insieme la festa, ma dove si consolida insieme quell'amicizia che ti riscalda il cuore, e quell'amicizia vera, quella fraternità, quella solidarietà, quella comunione tra di noi che fa bene al cuore, che fa tanto bene al cuore, perché non ti fa sentire solo, perché ti fa sentire che hai altre persone che non solo credono in ideali forti, ma che condividono anche i momenti più sereni, una risata, una cena, un'amicizia, una stretta di mano, è quello che ci rende grandi. L'amore evangelico è qualcosa di concreto e dovremmo tradurlo nei gesti più concreti e più quotidiani che abbiamo. E la seconda cosa è proprio quel cielo. La Madonna ora ci sta guardando da quel cielo. La Madonna ora è con noi, ci guarda da lassù, questa sera la accoglieremo
nella statua, nel nostro santuario, ma avere sempre la certezza che Maria è con voi ogni secondo della vostra vita, che Maria vi guarda da quel cielo, e da quel cielo altri cuori che sono i nostri angeli custodi, che sono le persone che sono lassù, continuano a tifare per ciascuno di noi. E allora davvero che questa benedizione su questi cannoni, su di voi, su questa casetta, su questo bosco, diventi davvero lo stimolo, la carezza, la forza di Dio perché l'amicizia sia qualcosa di vero, perché non siamo soli, non siamo delle isole, abbiamo bisogno di compagni di viaggio sui quali contare, sui quali stringere la mano e con i quali camminare, tenendo vive anche le nostre tradizioni. Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. E per l'intercessione di Maria, Vergine del Suffragio, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.